E benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Red Simon e sono il creatore del canale della produzione Devi e oggi sono qui per continuare come al solito la mia collezione di DVD, andando con i DVD della collezione dell'Evocazione, quindi la saga di Annabelle e tutte queste cose qui. Oggi sono molto carico per due cose principali. Uno, perché escono le nuove carte di Jack Nobile, le Nirvana, oggi esce il trailer, evviva, ne sto aspettando da una vita. E secondo motivo, quello più importante, è che il video di Cruor è arrivato ai 24 mi piace. So che per molti 24 mi piace sono pochissimi, però andate a vedere i miei altri video e vedrete la differenza. Io non sono un canale così popolare, per me 24 mi piace sono già tantissimi. Sono molto felice che vi sia piaciuto, vi ricordo che se volete vivervi a meglio l'esperienza di vedere questo film a un'ottima qualità, dovete scaricarlo attraverso il link mega che si può trovare in descrizione. Ok, perché in questi ultimi giorni YouTube, vedo anche dagli altri video di altri canali, che sta diminuendo la qualità dei video. Io non lo so, ho fatto molte scene al buio che risultano essere completamente sfocate e non mi piacciono neanche un po'. Quindi scaricatevelo e vedetevelo con calma. Bene, possiamo iniziare con l'argomento principale di questo video, quindi la mia collezione di DVD. Che vi voglio far vedere è anche il film che ha aperto questa saga, nonché il primo film di questa saga, che è l'Evocazione. Questo, ecco, e qui mi sorge un dubbio, non so leggerlo. The Conjuring, io non so come si pronunci, quindi se voi sentite più varianti è proprio perché non so proprio come si pronuncia. Infatti io solitamente dico l'Evocazione e me ne lavo le mani. Allora, il più bello fra tutti secondo me, fatto veramente bene, una trama molto bella, diretto da James Wan era già famoso per principalmente due capolavori, che sono Soul Enigmista, che mi è piaciuto soprattutto per il finale, e per Insidious, che mi è piaciuto soprattutto per tutto il film e anche per il finale, perché è molto bello, è molto nel mio stile. Veramente, veramente bello. Sinceramente, fra i tre preferisco Soul Enigmista e Insidious, questo lo metterei comunque al terzo posto, però comunque è un bellissimo film che merita di essere visto. Fatto veramente bene, mi piace davvero tanto, il più bello fra tutti, nonché il primo, è quello che ha dato il via alla saga. Niente, non vi dico la trama perché quello dovete vederlo, io voglio che questo video lo possano vedere tutti, anche quelli che non hanno visto il film. In questo film compare anche il personaggio della bambola di Annabelle, a cui poi verrà dedicato un capitolo della saga, anzi tre capitoli della saga, uno era più che sufficiente. Passiamo infatti al secondo capitolo di questa saga dell'Evocazione, che è appunto Annabelle. Ecco, questo film, vi dico la verità, non mi è piaciuto tantissimo. Cioè, allora, uno si vede che non è diretto da James Wan, perché lo stile secondo me è diverso. Bello, non è male. Il finale è bello, ma mi aspettavo qualcosa di più. Mi è piaciuto, ma potevano benissimo farne a meno. Non lo so. Secondo me questo è un film, non saprei neanche definire che film è, boh, non è che mi faccia proprio impazzire, diciamo. È bello, i jumpscare ci sono, c'è tensione, c'è tutto, però si sente che è diverso proprio dall'Evocazione, che il regista è un altro. Che comunque non è male, a me non piace tantissimo, però sicuramente molto meglio di altri film horror che ho visto, quindi ve lo consiglio comunque. Veramente bello. Poi passiamo al prossimo, che è The Conjuring 2. The Conjuring 2. Bello. Mi è piaciuto tantissimo. Qui è ritornato a dirigere James Wan, si vede. La trama è bellissima. Fatto magistralmente, mi è piaciuto.
È quello, forse è anche più bello del primo in certi aspetti. Mi è piaciuto veramente tanto, il finale è molto bello, comunque lui in questi avvenimenti segue tanto la vicenda originale, ovviamente amplifica un po' le cose perché questi avvenimenti che lui racconta sono esistiti davvero, i due demonologi che racconta questo film sono esistiti davvero. Lorraine Warren è morta fra l'altro quest'anno, a 93 anni se non erro, e niente, ovviamente è stato tutto esagerato per il grande schermo, però seguono appunto fatti reali, quindi i finali sono abbastanza sempre lieto fine, e questa è una cosa che comunque mi piace veramente tanto. In questo film farà la sua prima comparsa Valak, la suora demone che comparirà poi anche in The Nun, che è il film proprio dedicato a questa figura della suora. Secondo me qui però il personaggio è sfruttato meglio rispetto che al suo film dedicato. Fatto magistralmente, poi fra l'altro questa è una cosa che ho saputo, speriamo sia vera, io non voglio darvi informazioni false, la suora Non era programmata in questo film, il personaggio della suora nel film non c'era. Poi dopo James Wan, riguardando le riprese, ha visto che il demone che aveva inserito non era così pauroso, non faceva così effetto. Allora ha rifatto delle scene e ha ripensato un nuovo personaggio che è appunto questa suora demone. Almeno io so questa cosa. Forse più bello del primo. Mi è piaciuto veramente tanto, la storia è stupenda, vi consiglio di vederlo, anziché Annabelle è molto più bello questo. Ok, passiamo adesso a quelli un po' più schifosi. Vabbè, non è male, eh. Annabelle 2. Annabelle 2 è particolare, è un film comunque ben riuscito, secondo me è migliore dell'1 in molti molti settori. Il finale mi è piaciuto tanto, sicuramente è migliore dell'1. Bah! Non è male, sicuramente più belli gli altri capitoli della saga che vi ho fatto vedere prima, quindi i due fili conduttori, quindi i due capitoli dell'evocazione, ma anche questo è molto bello, mi è piaciuto, anche se secondo me per Annabelle bastava un capitolo, era più che sufficiente, però loro ne hanno voluti fare 3, il terzo fa un po' schifo, però facciamo finta di niente. Fra i 3 sicuramente preferisco il 2, che è quello che mi ha convinto un po' di più, diciamo, anche per il finale a sorpresa molto bello. Passiamo a questo, The Nun. E qui ci tengo a farvi vedere anche l'edizione, perché se apriamo c'è dentro perfino, attento, il biglietto del cinema che è in controluce e non si vedrà mai, e qua arriva la cavolata. Lo scontrino di quando sono andato a prenderlo, perché io questo DVD l'ho preso il giorno d'uscita e quindi ho lo scontrino originale di quando sono andato a prenderlo. Ok, sono fissato su queste cose, ho fatto la fotocopia allo scontrino e l'ho plastificato in modo che se si rovinasse quello originale almeno io ho anche una copia, ho anche un'altra copia. Ok, sono malato di queste cose, ma mi dispiace. Vabbè, il film non è male, tornando a noi, il film non è male, mi è piaciuto, però come dicevo prima forse il personaggio della suora non è stato così valorizzato bene come invece lo è stato nel secondo capitolo dell'evocazione. Mi è piaciuto, ma secondo me quei classici film che dopo averli visti 2 volte basta, sono più che sufficienti. Invece, ad esempio, se guardo quelli della Hammer, quelli della Hammer non mi stuferanno mai, e poi mai. Quelli di Dario Argento non mi stuferanno mai. Questi vivono per i jumpscare. Molti di questi film, a parte i fili conduttori, quindi quelli della saga dell'evocazione, che hanno comunque dei bellissimi colpi di scena, molti film, come anche La Llorona, che adesso vi farò vedere, vivono di jumpscare. Bam! Quindi quelli che ti saltano fuori all'improvviso. Se tu lo riguardi, magari dopo un breve periodo rispetto a quando l'hai visto la prima volta, non ti fa più effetto, perché i jumpscare, sai quando sono, dici adesso salta fuori, tram, salta fuori, fai un po' così, finito. E, boh, non sono stupendi secondo me.
Gli unici due, come ho detto, belli sono il primo e il secondo della evocazione. Gli altri, quindi quelli di Annabelle, il 2 è un pelo meglio, però anche lì vivo un tanto di jumpscare. E niente, The Nana mi è piaciuto, ha uno dei jumpscare più ben fatti di tutta questa saga, che è quello che si vede anche nel trailer, che alla fine del trailer fa rimanere tutti lì un po' così quando lo vedi per la prima volta. Molto bello, molto bello. E poi c'è mia nonna che quando ho visto il trailer non vedeva niente, è saltato fuori la suora all'improvviso e lei è rimasta lì così perché ha detto: cos'è successo? Non ho visto niente, è tutto nero. Vabbè, niente, torniamo a noi. The Nun, quindi bel film, sicuramente meglio della saga di Annabelle a mio parere. Finale ben fatto, mi è piaciuto, è carino il collegamento con il primo film dell'evocazione. Dai, mi è piaciuto veramente tanto, quando esci dal cinema sei soddisfatto. Dai, dici, ah, che bel finale. Però sicuramente meglio altri film rispetto a questo. Ecco, e qui arriva l'ultimo che ho, perché è l'ultimo che è uscito in DVD, che è La Llorona, che però io in questa versione Blu-ray, perché da quando ho scoperto che il mio lettore legge anche i Blu-ray, adesso prendo i Blu-ray perché si vedono meglio. Bene, bel film, vive soltanto e solo di jumpscare e basta. Jumpscare, jumpscare, jumpscare. Patatan, salta fuori di qua, salta fuori di là, salta fuori di qua, salta fuori di là, salta fuori di qua, salta fuori di là, salta fuori di qua, salta fuori di là. Ma alla fine di trama vera non c'è niente. Bello però, quando lo vedi al cinema, soprattutto con gli effetti, bellissimo. Però secondo me hanno esagerato. Mamma mia. La trama è molto bella comunque. Ma diretto abbastanza bene, le inquadrature sono fatte bene, il tutto è fatto molto bene. Sicuramente meglio di Annabelle, di quei film lì. Ecco, meglio di The Nun? Forse no, credo che sia ancora meglio The Nun rispetto a questo. Che The Nun non è proprio il film più bello al mondo. Però, sì, non è male, rispetto a questo forse un pelino meglio. Questo è bello, però dopo averlo visto un paio di volte è più che sufficiente secondo me. Bene, la collezione è finita, i miei preferiti rimarranno sempre i due capitoli dell'evocazione, i cosiddetti fili conduttore. E niente, mi sono piaciuti veramente tanto tutti, comunque quelli lì sono i miei preferiti. Molti ti staranno chiedendo, ma Annabelle 3? Non ne parli? Non ne parlo perché voglio fare un video apposito per Annabelle 3 quando mi arriverà il DVD o Blu-ray, perché io preferisco fare i video quando mi guardo con calma un'altra volta il film a casa, bello, rilassato, e lo riguardo, che così almeno capisco le sottigliezze che magari quando vedi il film la prima volta non riesci a cogliere. Adesso la mia videocamera si sta scaricando e potrebbe stopparsi da un momento all'altro, quindi vi saluto rapidamente e arrivederci al prossimo episodio della collezione di DVD.